Sono passati più di 3 mesi da quel pomeriggio trionfale del 27 giugno, il giorno della rotonda vittoria contro l'Audace nello spareggio secco del campionato di eccellenza, che spalancò alla Virtus Matino le porte della Serie D. Il momento magico dei salentini sta proseguendo ora anche nella nuova dimensione agonistica, pareggio all'esordio in casa contro il San Giorgio, vittoria di prestigio per 2-0 domenica scorsa, sul campo di una squadra esperta, quotata ed ambiziosa come il Sorrento. Giuseppe Branà, confermatissimo alla guida della formazione leccese, può essere soddisfatto ed orgoglioso dei suoi ragazzi. Noi lavoriamo sodo sempre, quindi sinceramente per me è il primo anno di Serie D come allenatore, quindi è sempre una nuova avventura, quindi, però noi lavoriamo sodo per fare bene tutte le partite. Il gruppo è lo stesso più o meno dell'anno scorso, quindi per me è più facile lavorare con un gruppo già collaudato nonostante la categoria sia diversa. Io sono convinto che possiamo continuare a fare bene, anche perché dietro c'è un progetto, come ben sai, di 5 anni, dalla terza categoria siamo arrivati in Serie D. Non è da tutti. Niente limiti, ma al momento non ha senso pensare di poter alzare l'asticella. La Virtus Matino deve continuare a giocare con la stessa spensieratezza delle prime 2 gare di questo campionato. La terza intanto è in programma sabato in casa contro il Molfetta. Si giocherà a Parabita a partire dalle ore 15. I biancorossi di Renato Bartoli arriveranno in Salento dopo aver pareggiato contro le corazzate Lavello e Cerignola. Conosco bene l'allenatore, che è stato un mio compagno di squadra, e so che è uno meticoloso, che ci tiene sempre a fare bene come ci tengo io. E noi dalla nostra diciamo che noi dobbiamo fare più punti possibili per salvarci, quindi come hai detto tu noi dobbiamo giocare più spensierati possibili, sempre stando concentrati e tutto il resto. Però io ho detto sempre che noi abbiamo fatto 4 punti, ne mancano 38 per salvarci, quindi per noi è importante fare più punti possibili, spensierati, però con la concentrazione giusta. Sicuramente sarà una partita tosta, perché loro hanno tanta qualità, e quindi dobbiamo stare più attenti possibili.